e dei poeti più veri che io abbia mai incontrato, ed è oggi anche un amico. E sapete, la vita è un pendolo che oscilla tra orrore e meraviglia, e in questo momento abbiamo la meraviglia. Io ti seguo se tu sei con me. Cosa ci leggi? Il male felice, sai qual è il male felice? L'unico che auguro a tutti. Il male felice. Andiamo con un bel... Quale impossibile percorso nell'incontrarti adesso, nel trasmettere così tanta vita. Me, superata ogni malattia, pronto per concludere una strada colma di realtà, viste forse da pochi, da meno ancora notate. Quale e quanto strazio adesso nel rivedere ancora e ancora stragi e cenere, maledetta cenere, mentre quella libertà sognata, eppure tanto semplice, non arriva. Mi resta questa malattia di te, cosciente, fulminante, inguaribile, che non ha rimedio, solo un desiderio assurdo, ma consapevole. Ammalati di me, che non vi è cura se non la mia costante alle tue mani, così prive di presenza alla tua bocca e denti, alla tue guance che carezzo, sai, qui non funziona nulla, e questo è un bene nell'ammalarti di me. Nessuna cura sarà possibile, nessun pronto soccorso resterà aperto o efficiente. Ammalati con me della mia stessa malattia, amore. Grazie. Peppe Costa. Ne facciamo un'altra. L'amore è una malattia bellissima. A volte il vento, l'avete mai sentito il vento? Il vento. Non sempre. E non sempre accade che urla o piega, talvolta quieto, altre improvviso, spalanca il mare, dissolve il cielo, inganna gli occhi. Quando si placa, lascia qualche legno e tanto stupore, rarissime volte nel silenzio e nell'oblio. Senti, s'apre un suono che lo rappresenta, forte, tenero, selvaggio, ostinato nelle sue carezze, come noi, davanti alle tempeste. Ogni distacco, seppur lieve, lascia tracce, ogni oggetto rimane immobile così, come lo hai lasciato, scomposto, disordinato, le tracce dai nostri corpi in tempesta. Questo è il vero nome del vento. Grazie Peppe, grazie da parte di tutti. Questo ed altro è il Monica Amatevi, Art Festival. Amatevi, che non c'è troppo tempo. Beh, dopo amatevi, amiamoci, che non c'è troppo tempo. Mi viene in mente, è impossibile, no? Pablo Neruda scrisse che la poesia è figlia della pace come il pane è figlio della farina. E è impossibile non pensare a quello che è successo 24 ore fa o poco più in Bangladesh. E quindi io, dopo le parole di Beppe e di Neruda e di Nili e di tutti gli altri artisti che c'erano qui, canto una canzone che ha scritto un signore, Rastafari, che parla di redenzione e di pace. Lui era Bob Marley, la canzone è Redemption Songs.